Siamo onesti, alcune persone vogliono solo impressionare gli altri e sentirsi superiori, e come lo fanno? Tipicamente con l'aiuto di cose molto costose. Mentre alcune cose possono stupire grazie al loro design particolare o al loro significato storico o alla loro funzionalità speciale, altri oggetti hanno solo un prezzo assurdo, ma praticamente nessun altro motivo per appunto costare così tanto. Iscrivetevi se siete nuovi, lasciate un mi piace e mettetevi comodi, perché noi di Infinito vi portiamo una lista di 10 oggetti di tutti i giorni che non crederai costino così tanto. Numero 10. Un ombrello fatto in pelle. L'ombrello più costoso del mondo è fatto con la pelle di coccodrillo e costa la cifra assurda di 50.000 euro. È fabbricato dal brand di lusso fondato da Flavio Briatore e Angelo Galassa. La resistenza di questo ombrello è stata aumentata non solo per permetterne l'apertura della pelle di coccodrillo, ma anche contro la pioggia. Se volete mettere le mani su questo ombrello costosissimo, dovete per forza recarvi da una persona ad un singolo negozio di lusso nel centro di Londra. Numero 9. Un preservativo firmato Louis Vuitton. Un uomo sarebbe abbastanza contento nel ricevere qualcosa di questa marca di lusso, ma se quello che riceve è un preservativo... Sì, ecco, il preservativo di Louis Vuitton, venduto a 68 euro ciascuno. Il bello è che non è prodotto dalla Louis Vuitton in realtà, ma da un designer situato in Georgia senza il permesso del brand originale. Numero 8. Un ciuccio fatto di diamanti. Il ciuccio per i bambini è una cosa a cui i genitori devono fare molta attenzione. Sono tutti fatti in silicone, come anche questo. Ma perché costa l'assurda cifra di 17.000 euro? Beh, è in parte ricoperto da diamanti veri. Ora non saprei cosa ci trovi un bambino nell'avere un ciuccio di diamanti, ma wow. Se non siete disposti però a spendere 17.000 euro per un ciuccio, ma ne volete comunque uno molto costoso, potete spendere 500 euro per un ciuccio in parte fatto in oro, oppure solo 200 euro per un ciuccio in argento. Numero 7. Un aspirapolvere ricoperto da cristalli Swarovski. Vi siete mai chiesti se il vostro aspirapolvere sta bene in casa vostra o se farebbe un lavoro migliore se fosse ricoperto da cristalli Swarovski? Beh, questo aspirapolvere per ricconi, ricoperto da 3.730 cristalli, costa una cifra assurda di 20.000 euro. Secondo i creatori, ossia l'Electrolux, è capace di risucchiare qualsiasi cristallo li cada immediatamente. Spero sia il loro modo di scherzare questo. Numero 6. Lacci per scarpe fatti in oro. Un'azienda di nome Mr. Kennedy produce lacci per scarpe fatti in oro e argento. Ci vogliono circa 120 ore di lavoro per crearne un singolo laccio e sono venduti ad un prezzo di 19.000 euro al paio. Il prodotto può essere spedito direttamente attraverso un servizio di posta sicura, oppure si può richiedere un trattamento speciale che vi permetterà di farvi visitare da un membro del personale, che vi aiuterà anche ad inserire i vostri nuovi lacci di scarpe nelle vostre scarpe. Numero 5. Un bagaglio a mano che si muove da solo. Questo bagaglio a mano elettrico parte da un prezzo minimo di 3.000 euro ed è costituito da diversi materiali esotici e di lusso, tra cui anche pelo di cavallo, pelle di serpente e addirittura anche fibra di carbonio. Inoltre le ruote sono messe in moto da un motore elettrico. In pratica credo sia fatto per coloro che non vogliono trascinarlo, ma solo indicarli dove vogliono andare, in quanto vi basterà prendere la maniglia e il bagaglio vi seguirà ovunque. Numero 4. Una bici d'oro. Una bici ricoperta in oro 24 carati è sicuramente un simbolo di ricchezza, non c'è che dire, ma per potervela permettere dovreste spendere l'assurda cifra di 400.000 euro. Insomma, è quasi come dare via una Lamborghini e mezzo. Il solo materiale con cui viene costruita raggiunge il prezzo di 392.000 euro, ma se l'oro non è di vostro gradimento potrete ordinare la bici in platino e lasciamo perdere il costo di una cosa del genere. Numero 3. Un iPhone dorato con diamanti. Questo non è solo un normalissimo iPhone 6, è un iPhone modificato. L'azienda di lusso ha infatti inserito al suo interno un diamante rosa e ha piazzato il suo prezzo a 48 milioni di euro. Ma se volete salvare qualche soldino potreste comprare modelli un po' meno costosi. Quelli con un rubino costano infatti 42 milioni di euro per esempio, e con un zaffiro invece scendono a 32 milioni e mezzo. Numero 2. Gnocchi blu. Questo sembra sia uno dei piatti culinari più costosi al mondo e il ristorante Golden Gates a New York offre esattamente questo piatto, ma vengono serviti mescolati con la ghiandola di questo specifico pesce, una rara specie che vive solo nelle acque più profonde dell'oceano. Dicono che siano estremamente deliziosi e i clienti del ristorante sono disposti a pagare moltissimo per assaggiarli. La più piccola porzione costa 2.400 euro, quella invece più costosa o doppia costa 4.400 euro. Sì, insomma, vabbè, grazie, ho perso l'appetito.
Numero 1. Un letto decorato in oro e pietre preziose. Questo letto di lusso costa un totale di 6,3 milioni di euro ed è praticamente considerato un'opera d'arte, ad un prezzo unico. Il letto più costoso del pianeta, in pratica. Il legno da cui è stato costituito è stato attentamente analizzato e curato, ed ogni accento in oro che vedete è ricoperto veramente da oro vero. Tutte le decorazioni sono state fatte a mano, inclusi i diamanti e gli zaffiri incastonati in varie parti del mobile. Sembra che sia stato costruito per un ricchissimo italiano, che però è voluto rimanere anonimo, ma sembra che volesse il miglior letto al mondo. E queste erano 10 delle cose che solo l'1% dei più ricchi può permettersi. C'è qualcosa che vi piacerebbe avere o provare? Cosa ne pensate di queste assurdità? Se il video vi è piaciuto e volete una seconda parte, lasciate un mi piace, in quanto la farò una volta raggiunti i 15.000. Iscrivetevi se siete nuovi e non dimenticate di seguire Cubinao e Infinito Now su Instagram.